but there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Ciao a tutti e bentornati su Atti Gaming con il vostro Comando Wolf. Volevate un gioco tipo Skyrim? Volevate un gioco ambientato nel vero medioevo? Volevate un gioco in cui ammazzare la gente non è reato, ma verrete ben sì remunerati? Ebbene sì, lo avete trovato! Kingdom Come Deliverance, un gioco che deve ancora uscire, è ancora in beta, uscirà il prossimo anno. Però devo dire che è fatto già abbastanza bene già in beta. Ha ancora dei suoi bug, dei piccoli problemini, ma pian piano li stanno sistemando e devo dire che questo gioco merda veramente un casino. Ma detto questo, bando alle ciance, andiamo a vedere nel profondo il gioco. Dopo il rapimento del re, il caos e i disordini governano il paese e la nostra provincia non ha fatto eccezione. Siamo stati invasi da banditi e predoni e le strade non sono più sicure. Il più terribile massacro è avvenuto presso le scuderie di Neof. Depredata e incendiata e tutti i cavalli macellati. Il mio lord mandò i suoi uomini, guidati da Sir Robert di Tannberg, per rintracciare gli assassini e assicurarli alla giustizia. Io sono andato con loro. Ma l'indagine è stata lenta e difficile. Ogni volta che mi sono imbattuto in qualche traccia dei banditi, qualcuno era stato ammazzato. Nel modo più crudele che si possa immaginare. Alla fine però sono stato un passo avanti al nemico ed ho scoperto uno dei banditi ancora vivo e nascosto nei pressi di Tannberg. Ma prima di rintracciarlo ho deciso di riferire a Sir Robert. Più veloci, in un combattimento vero sareste già morti. Signore? Ah, Harry. Continuate. Bene ragazzo, hai fatto qualche progresso con l'investigazione? Sì signore, finalmente ho scoperto qualcosa. Così ha trovato qualcuno che non è morto sventrato o inchiodato ad un muro. Non è stato facile signore, ma ho delle informazioni riguardo un bandito coinvolto nel massacro. È nascosto in un villaggio nelle vicinanze. Per il sangue di Dio! È vero, la tonalità più scura è sotto al candeliere. Chi è? So solo che lo chiamano Ricky e si trova qui a Tannberg. Da non credere quanta fatica ci è voluta per trovarlo, ma penso che sia abbastanza per andare avanti. Ma cosa succede se fosse morto? Penso che lo avremmo già saputo se così fosse. Questi individui non passano inosservati. Abbastanza vero. Non abbiamo più trovato nessun cadavere mutilato. Bene allora, procedete con lui e quando lo trovate venite a trovarmi. Molto probabilmente sarò nell'accampamento di Mergerd. Potete contare su di me, Sir Farwell. Sii prudente, Harry. Io so cosa ti hanno fatto quella marmaglia. Ma ricorda, con chi hai a che fare. Non fare gesti eroiche da solo. Ci siamo capiti? Proverò a non farlo, signore. Eccoci qua, pronti per iniziare il nostro cammino alla ricerca di Ricky, il bandito di cui avevamo scovato le tracce. Allora, questo è il nostro cavallino, ma prima di partire voglio farvi vedere un po' di cosa si tratta il gioco. Allora, questo sarà un GDR, quindi un gioco di ruolo in prima persona, tipo Skyrim, tipo, non so, Fallout, questi qui. Però ambientato in un mondo medievale. Non ci sarà del fantasy, quindi non vedrete mostri strani, draghi o roba del genere, ma bensì vedrete soltanto tutto quello che riguarda il vero e proprio mondo medievale. Il gioco è stato curato fino adesso, poi logicamente in beta molte cose devono essere ancora risolte, però è stato curato nei minimi dettagli, a partire già dal menu di interazione del personaggio. Cioè questo sarà il nostro inventario, diciamo, e non solo.
anche tutto quello che riguarda il nostro personaggio in sé. Avremo l'inventario, e a me la cosa che mi è piaciuta di più è la grafica che hanno dato all'inventario e al menu giocatore. Il tempo che è scandito da queste ore che sono praticamente incomprensibili, però guardate carine tutte le icone dell'equipaggiamento che abbiamo a portata di mano, tutte le cose che abbiamo nell'inventario, a partire, beh, questo diviso tutte, armi, armature, cibo e roba varia. Il nostro personaggio salirà di livello, quindi potremo aumentare la forza, l'agilità, la vitalità, dipende come poi noi decideremo di impostare il nostro personaggio. Il cavallo potrà avere degli equipaggiamenti, quindi l'armatura per il cavallo, tutte queste cose così, che in realtà sono fighissime, raga. Quest log, che praticamente possiamo vedere tutte le nostre quest attive e già completate. La mappa, crafting ancora non c'è, non so se verrà sbloccato più avanti nel gioco o semplicemente in beta ancora non è disponibile. Guardate la mappa quanto è figa, raga. Cioè è uno spettacolo, è fatta benissimo, è fatta. È tutto, ogni strada, ogni casetta, è tutto riportato nei minimi dettagli. Ma quello che mi sa più figo di tutti, a parte beh, che è enorme adesso, per il momento tante parti sono ancora, cioè questa parte sarà tutta mappa, raga. Al momento quella giocabile in beta è solo questa con le nuvolette bianche qui. La grafica che hanno dato alla mappa, proprio stile dell'epoca, disegni dell'epoca, mi sa veramente fighissima, non ci posso fare niente. Mi sa troppo bella, mi sa. Ma detto questo, raga, basta cincischiare. Noi ci troviamo in questo momento a Thalberg, quindi nella città qui sotto ci dovrebbe essere questo Ricky, in teoria. Quindi volevo andare a dare uno sguardo. Il cavallo, raga, è lentissimo. E non ci so, per il momento, cioè perlomeno non ho ancora scoperto, non penso ci siano viaggi veloci, quindi bisognerà farsi sempre tutto col cavallino così, molto trotticante, al galoppo. Cioè così è quando corre. In poche parole, per fare un viaggio da una parte all'altra ci sono giorni interi, come effettivamente era all'epoca. Se guida in maniera veramente schifosa, schifosa nel senso che non che sia brutto, hanno cercato di fare una cosa realistica, quindi il cavallo non sarà come la moto che piega e gira e fa la curva a 360 gradi con l'impennata e la sgommata, ma bensì quando direte di gira, insomma, ci vorrà un pochetto prima che il cavallo giri la testa. Al momento una cosa che ho visto che è molto pesante è il rendering. Io ho un computer abbastanza potente in realtà, quindi già avere un rendering, questo è stile di dettaglio alto, tutto alto, e vedere che comunque sia un po' scatticchia mi dà un po' di fastidio, per il semplice motivo che capisco che il gioco non è ancora stato ottimizzato al meglio. Vedete, ci mette un po' per caricare tutte le texture, però vabbè, queste sono cose che pian piano risolveranno e andrà bene così. Adesso noi dovremmo cercare questo signore, chiamiamolo signore, questo bandito maledetto. Però io non ho la più pallida idea di dove possa essere. Ah, ok, il primo che ho chiamato per poterci chiacchierare è subito un venditore. Vabbè, però approfittiamo e vediamo un attimo com'è il menu di vendita e soprattutto che c'ha. Noi adesso al momento abbiamo 40 soldini, sono questi qua giù. L'arco costa 45, le frecce, la torcia. Vabbè, non... no, costa 0,3... 20... ah, costa 28 l'arco, scusate, ho detto una cazzata. L'arco costa 28, la torcia 5,2, le frecce, l'arco lo comprerei volentieri, tanto perché me sa figo a me l'arco. La ringrazio, ma al momento non me ne serve un cazzo di quello che ha. Però, posso chiedere informazioni a proposito della città. Vabbè, non mi ha detto un cazzo di niente, poi ho detto quello che già sapevo. Guardate qua, cioè, quanto sono curati nei dettagli tutte le case, tutte le abitazioni, le cose. Le persone che effettivamente intanto lavorano, fanno qualcosa, cioè, i villaggi sono attivi, vedete, le persone... non fanno, cioè, non so come tutti i giochi che stanno fermi in un punto, non fanno un cazzo tutto il tempo, ma bensì interagiscono perfettamente con l'ambiente. Questa è una cosa che mi sa veramente figa, raga. Allora, io so di provare una cosa. Non so se neppure nel suo gioco si possa rubare. E tu steal. Ok, sì, si può fregare. E io direi che se non mi vede nessuno un cosciotto di qualche cosa, io me la frego. Cazzo me frega, scusate. Ruba tutto il pane, perché logicamente se io il cosciotto dobbiamo pure il pane, se no de che sa, raga, de merda. Mi piace pure un paio di mele, tanto per il viaggio, visto mai, pure se sa fame il cavallo. Qualche cosa toccherà daje. Oh cazzo, questo ma... ok, mi è passato vicino, non gli è fregato un cazzo che io gli sto fregando la roba della cucina, vabbè. Mi scusi signora, Ricky, ok, posso chiedere Ricky direttamente? Ok, quindi abbiamo scoperto che il vero nome di Ricky è Hilek. Dove lo posso trovare? Folk House. Ok, quindi abbiamo scoperto che Ricky sta qui in città. Ok, adesso vedete, mi segna un po' dei posti nella mappa. Vediamo un po'. Quest e quest. Mi ha dato due case che penso siano da controllare per vedere se fosse sto Ricky. Ok, perfetto. Mi sa un sacco carina sta cosa che i luoghi, le cose, le scopri pian piano che ci vai. Vedete, adesso sono capitato qui dallo shop e quindi lui mi ha segnato sulla mappa l'icona dello shop. E non solo,
parlando, cioè, prima non mi segnava di venire qui alla locanda. Mi diceva soltanto che, cioè, io sapevo soltanto che Ricky poteva essere in questa città. Quindi, che cosa abbiamo dovuto fare? Siamo dovuti venire e parlare con la gente. E la gente, pian piano che tu ci parli, ti dà informazioni. Ci ha detto culo che in realtà mi chiappavo subito la prima che ha dato delle informazioni. Ci ha detto che Ricky si potrebbe trovare in uno di questi due posti. Ok, perfetto, quindi noi andremo a controllare. Allora, questa cosa, in realtà, potrebbe essere una cosa buona, però altrettanto una cosa malvagia del gioco. Perché? Mi spiego subito. Una cosa buona perché effettivamente il gioco così non risulta noioso, anzi, bensì rimarrà un po' più divertente, perché dovrete sempre andare in giro a scovare e parlare con le persone, quindi sarete sempre un po' più attivi per andare a fare le quest. Quindi dovrete scoprire delle cose per fare delle quest. Non sono tutte così, perché alcune te le segna direttamente nella mappa e dice devi andare qui, punto. Però ci sono anche queste qui. La cosa negativa è il fatto che ogni tanto ti rompi il cazzo, perché capace che tu c'hai una quest e non riesci a trovare con chi parlare, quindi non riesci a trovare delle informazioni utili per poter andare avanti. E dopo un pezzetto che cerchi informazioni ti fai due coglioni così e dici porco cane che palle. Se dicevo direttamente dove andare era meglio. Insomma, dove va e dove viene, come si dice. Quindi riprendiamo il nostro cavallo. Ah, raga, questa ve la chiedo a voi, perché siccome io sono intenzionato a portarlo un po' avanti questo gioco, non so quanto effettivamente mi possa permettere di andare avanti la beta, però finché me lo permette lo vorrei portare avanti, perché a me questo gioco mi sta appassionando un casino. Quindi vi chiedo a voi, nei commenti partirà la gara per decidere il nome del cavallo. Quindi al cavallo gli dovremo dare un nome, logicamente lo dovremo chiamare in qualche modo. Quindi voglio far scegliere a voi il nome del cavallo. Come farete? Sotto nei commenti ognuno di voi scriverà il nome che penserà di dargli. Oppure, semplicemente, se vi piacerà il nome che ha scritto un'altra persona, metteteci sotto dei like. Io li leggerò tutti, i più votati. Quindi chi non c'ha un nome in mente, voti un nome dato da qualche altro ragazzo, da qualche altro commentatore, e io prenderò il nome più votato. Questo cavallo c'ha una retromarcia del... Gira a sinistra, vaffanculo che... Ma... Ogni tanto non si sa dove... Scendiamo qui, forse, posso... Oddio, figo. Fammi se tutto il fiume così a trotto, che ci piace. Qui sotto, raga, l'ambientazione, raga, ve l'ho detto già mille volte, però più la guardo più mi sa bella. Cioè, non ci posso fare niente. Mi sa che qui sta diventando un po' troppo alta. Cavallino, moriremo! Vabbè, non te sta a preoccupare, dai. Tu c'hai il collo lungo, forse riesci a sopravvivere pure qui sotto. Non so come cazzo faremo uscire. Spero ci sia qualcosa per uscire pure qui sotto, perché se no andiamo a finire direttamente nel fiume e non usciremo mai più. Ah no, ok, perfetto, perfetto, dai. Siamo usciti senza troppi problemi. Una dovrebbe essere questa da controllare. Ma io non l'ho visto, ci sono passato, non ho visto un cane, non ho visto, com'è possibile? Ah no, eccolo, eccolo, vai, mica l'ho visto. Salve! Ricky? Allora, vabbè, questo dovrebbe essere praticamente... suo padre. Noi siamo venuti a parlare con suo padre per chiedere se sapesse dove fosse suo figlio Ricky. Lui mi ha detto che non sa un cazzo. Una cosa importantissima: all'inizio del gioco vi fa scegliere anche che tipo di personaggio essere. Quindi io ho scelto quello più guerriero, più burbero, però nel senso che alla fine è bravo con la spada. Avremo anche la possibilità di interagire con i personaggi e cercare di portarli dalla nostra parte. Quindi vedete, gli potremmo dire praticamente che ne so, tipo di intimidirlo con la cosa della corona, queste cose così, di parlarci e far finta di essere amici, cioè tipo di convincerlo così con la chiacchiericcio. Oppure di dire, ah, senti, non mi di cazzate, cioè incazzato nel senso che usi le armi e gli metti paura. Allora io provo col chiacchiericcio, in teoria dovrei provare così, don't make me mad. Cioè, io dico incazzato, dico, senti, dimmi subito le cose come vanno, perché sennò ti spezzo le piede, le lascio qui, te lavo sto cappello da frocio e te abbandono qui. C'è avuto successo però. Ok, quindi praticamente siamo riusciti a minacciarlo e ci ha detto che suo figlio è stato qui, però se n'è andato. Non ho... Allora, mi segna qui qualcosa. Ok, Ricky dovrebbe stare qua giù, raga. Mi segna pure qui qualcosa che dovremmo andare a vedere. Però ci andremo alla prossima puntata. Piano piano andremo avanti con questa storia. Prima o poi troveremo Ricky e spezzeremo il culo, raga. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Spero vi sia piaciuto il gioco. Mi raccomando, condividetelo con i vostri amici per aiutarmi a crescere. E ditemi se anche a voi vi è piaciuto e le impressioni che vi ha dato. Un saluto a tutti, raccomando, Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli.